Benvenuti followers di Privacar San Cesario. Oggi vi proponiamo in vendita questo meraviglioso Range Rover Evoque. Scopriamolo meglio e vediamo perché acquistarlo. Iniziamo subito parlando della storia del veicolo, che è stato immatricolato nel 2013. Nel 2015 nel frattempo è stato acquistato da un altro proprietario e ha percorso la maggior parte dei suoi chilometri, sono circa 200.000 tagliandati regolarmente, abbiamo trovato anche nello storico alcune fatture. Come vedete la carrozzeria bellissima, questo grigio metallizzato che va a contrastare con lo spoiler e anche il tetto bicolor nero e anche i vetri oscurati. Quattro cerchi in lega con pneumatici che si trovano ancora in buone condizioni, forse è ancora il 50%, taglio 20 pollici. Il modello in questione è un Evoque ST4, quindi a trazione integrale, con sezioni di parcheggio anteriori e posteriori. Diamo un'occhiata anche al baule posteriore, grazie anche all'apertura automatica, e notate come la moquette si trova in perfette condizioni, nonostante comunque abbia percorso circa 200.000 km. Qui troviamo il kit di riparazione in caso di foratura e una presa da 12 volt. Sedili posteriori frazionati 60-40, ma notate le condizioni della pelle di rivestimento dei sedili, che è davvero in eccellenti condizioni, davvero carine anche le cuciture a contrasto. Qui abbiamo un bracciolo con porta bevande e notate anche che carina questa soluzione per i passeggeri. Andando un po' più avanti, adesso entriamo nel cuore della vettura, dando un'occhiata non solo all'usura, ecco qui leggermente la pelle si è un po' consumata visto che comunque ci si appoggia, le memorizzazioni della regolazione dei sedili infatti sono elettrici, e qui ecco la pelle dei sedili anteriori che comunque si trova ancora in buone condizioni, leggerissime proprio abrasioni. Diamo un'occhiata anche alla corona del volante e come vedete anche questa diciamo non dimostra 200.000 km. Il bracciolo, qui trova la console, lo spazio della console per poter regolare e gestire appunto il cambio automatico. Adesso non ci rimane che alzare il cofano e scoprire la motorizzazione, verificare l'accensione e i fumi dagli scarichi. Alziamo il cofano grazie anche ai pistoncini e qui trova spazio questo motore 2002 turbo diesel da 190 cavalli. Diamo un'occhiata anche ai vari supporti e come abbiamo già verificato prima ci sembra tutto quanto in regola, in ordine, non ci sembra un'auto incidentata. Adesso, come ho detto prima, proviamo a metterla in moto e vediamo come va l'accensione. Come avete visto, il test è stato superato con eccellenza. Non ci rimane adesso che andare su strada e verificare un po' questo motore come si comporta. Vi garantisco che già lo abbiamo testato in autostrada e si fa davvero molto molto apprezzare. Ma prima di partire vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre offerte. Partiamo! Ovviamente essendo di categoria SUV questo vi consente di avere una guida alta e questo ce l'ha, avete tutto sotto controllo, ha un'ottima visibilità nonostante forse dietro il lunotto un po' piccolino, ma in questo caso entra in funzione in aiuto la retrocamera posteriore. Tutto sommato si guida abbastanza bene, c'hai una grandissima plancia con tutti i comandi un po' a portata di mano appoggiando il gomito qui sul bracciolo, che devo dire è davvero comodo. Adesso lo testeremo partendo in accelerazione da fermi, vediamo un po' anche come va questo cambio automatico. Bene, schiacciamo a paletta, ottima, 3000 si è sentito il massimo della potenza, siamo arrivati a 90 km orari, impressionante, non me l'aspettavo, pensavo un po' più lento visto che comunque il peso si fa sentire
ma questo 2002 190 cavalli, come avete visto, la risposta del motore è stata corposa, non abbiamo avvertito vuoti di carburazione, anche la frenata, devo dire, è stata davvero precisa. Allestimento Prestige. Ci sono davvero tante belle chicche che la rendono ancora più preziosa come vettura. Come avete visto, questo bellissimo tetto in cristallo panoramico che dà tanta luce e l'idea di spazio. Il volante in pelle riscaldabile, come anche i sedili in pelle che sono riscaldabili, i sensori di parcheggio, abbiamo detto prima, anche la retrocamera, cruise control, il cambio automatico a 6 rapporti sequenziali, con anche le palette, le paddle qui al volante. Ma ci sarebbero davvero tanti optional da poter elencare, come anche l'impianto audio della Meridian, che vi consente davvero un audio di alta qualità. Ma lascio a voi il piacere di scoprire tutti i vari accessori optional visitando l'annuncio sul sito privacar.com, sede di San Cesario. Se volete conoscere tutti gli altri aspetti o prenotare anche un test drive, state leggendo qui i nostri numeri di telefono, quindi contattateci per saperne di più. Vi aspettiamo!